quali sono gli elementi che accomunano carboneria e massoneria e Sì, quali le differenze? l'ho detto prima. Allora, la massoneria è stata nasce come movimento culturale, soprattutto nel Regno d'Italia, nel Regno di Napoli. Nasce come movimento culturale ed è soprattutto la moglie di Ferdinando, che era la regina Maria Carolina, a insistere per insediare questi circoli culturali. Quando però poi, dopo la rivoluzione francese, e che porta alla morte, non dobbiamo dimenticarlo, della sorella della moglie di Ferdinando, quindi ghigliottinata, allora il Regno di Napoli comincia a fare un po' marci indietro. Però quali sono le differenziazioni? Che la massoneria, tanto per cominciare, non era cattolica, non aveva l'estima del cattolicesimo. La carboneria era profondamente cattolica, profondamente cattolica, tant'è vero che il protettore era San Pio IV, no? Quindi c'era questa differenziazione che è abbastanza evidente. E poi ce n'era un'altra differenziazione, che mentre la massoneria aveva un piano di carattere più globale, oggi diremmo era per la globalizzazione, la carboneria invece aveva degli aspetti molto più asfittici dal punto di vista territoriale, cioè si cercava di vedere sì una reazione contro il sovrano considerato troppo assoluto, ma si guardavano soprattutto ai problemi del territorio, quindi si poteva avere una protesta contro il sovrintendente che magari non amministrava bene, oppure contro il funzionario che era troppo rapace, ma non assunse mai la carboneria quella globalizzazione, quel disegno globale, invece che la massoneria, e che purtroppo ancora oggi, con cui ancora oggi abbiamo a che Certo. fare.